Dichiaro chiusa la votazione. Comunico il risultato della votazione per appello nominale sulle mozioni Franceschini, Donati ed altri 100492 e Adornato ed altri 100511. Presenti 627, votanti 625, astenuti 2, maggioranza 313, hanno votato sì 311, hanno votato no 314, la Camera respinge. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani. Vi prego di togliere i tricolori. La seduta è sospesa. Buongiorno da Alessandra Bucci e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Avete visto, Berlusconi ce l'ha fatta dopo il Senato, anche Montecitorio ha detto sì al Premier, lo avete sentito dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, 314 voti hanno detto no alla mozione di sfiducia, 311 sì, e questo è l'esito della votazione alla Camera. Allora, per gli aggiornamenti a caldo, i commenti a caldo e la cronaca di questa lunga mattinata, ci colleghiamo con Roma dove c'è per noi la nostra corrispondente Silvia Grassi. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno a te. Ecco, come hai detto bene, la mozione di sfiducia è stata respinta. Il governo però non ha raggiunto la maggioranza assoluta che a Montecitorio fissava l'asticella a 316 voti. Mentre sappiamo che al Senato stamattina è andata di gran lunga, è stata raggiunta la soglia e quindi la maggioranza assoluta che è stata raggiunta al Senato non è stata doppiata a Montecitorio. Ma del resto questo si sapeva, infatti è stata proprio una giornata ricca di tensioni, di trattative fino all'ultimo, soprattutto nei banchi di Futuro e Libertà, dove Moffa, la colomba, appunto non ha votato in coerenza col suo gruppo, con Futuro e Libertà, come del resto anche Katia Polidori, Catone e la Siliquini, che del resto già nelle dichiarazioni di voto era stata l'unica di Futuro e Libertà che aveva anticipato la sua decisione, differente dal gruppo, di votare appunto contro la mozione di sfiducia al governo Berlusconi. Possiamo parlare dunque, Silvia, di un risultato piuttosto prevedibile, insomma non ha suscitato particolari sorprese? Ma insomma, al Senato no, mentre alla Camera assolutamente era un voto, perché comunque ci sono state trattative fino all'ultimo, c'è stato un intervento, quello del capogruppo di Futuro e Libertà di Italo Bocchino alla Camera, che è stato molto, molto discusso, anche se alla fine del discorso c'è stata una stretta di Premier, comunque non sono mancate le critiche, anche perché all'interno di Futuro e Libertà non tutti approvano, e questo era chiaro anche fin dagli scorsi giorni, la linea cosiddetta dura di Italo Bucchino. Ci sono stati anche momenti di tensione durante la votazione? Sì, ci sono stati momenti di tensione, poi c'è stata anche la decisione ovvia da parte del Presidente della Camera di far votare le tre partorienti, che addirittura quando sono arrivate in aula c'è stato un grande applauso. Si trattava delle due finiane, Giulia Buongiorno al settimo mese di gravidanza e Giulia Cosenza, che aveva anche lei una gravidanza rischio, nonostante questo ha scelto di essere in aula a Montecitorio, di votare, è venuta in sedia a rotelle e è stata fatta votare per prima, e anche della deputata del PD Federica Mogherini. Questa votazione ha registrato quindi una frattura all'interno di Futuro e Libertà, ci sono già degli echi? Diciamo che adesso staremo a vedere, stiamo aspettando di sentire il commento del Presidente Fini, che appena avuto la notizia che Katia Polidori non avrebbe votato la fiducia ha sospeso la seduta. Ecco, adesso aspettiamo il suo commento. Da molti esponenti del PDL si era detto nei giorni che hanno preceduto questa votazione che anche una vittoria di misura sarebbe servita semplicemente a sconfiggere questa mozione di sfiducia, ma che adesso i veri problemi sorgeranno dopo. Si sta già parlando di un allargamento della maggioranza, il pensiero ovviamente corre sempre all'UDC. Quali sono gli umori che si riescono a percepire lì? Guarda, dal discorso di ieri di Berlusconi, che ha aperto alle 9 in Senato e poi ha ripetuto ieri sera alle 19 alla Camera, c'era ovviamente un'apertura all'UDC, anche perché c'è stato un chiaro appello ai moderati. E quindi è ovvio che insomma il segnale era lanciato a Casini. Perfetto, immagino che sia ancora una città blindata, così come è emerso, c'era una sorta di cordolo rosso nei pressi di Camera e Senato.
Sì, ci sono stati anche degli scontri perché i manifestanti, soprattutto dei manifestanti che credo vengano dalla Campania perché hanno iniziato a gettare i sacchetti neri dell'immondizia di Napoli contro le forze dell'ordine e addirittura il Senato per alcune ore, subito in contemporanea col voto di fiducia che si stava tenendo alla Camera, è stato blindato nel senso della parola, nel senso che i senatori sono rimasti chiusi dentro nel Senato, sono rimaste delle porte principali dei quattro ingressi di Palazzo Madama e il Senato era veramente accerchiato da un cordone di mezzi blindati e di forze dell'ordine col caschi blu. Se ci sono altri aggiornamenti, ovviamente non esitare a chiederci la linea. Io per il momento saluto la nostra corrispondente da Roma, Silvia Grassi, per essere stata con noi. Grazie Silvia, buona giornata. Grazie.